In India nazionale sembra no, che abbiano dimenticato questi referendum. Le grandi testate, le TV, non se ne parla, se ne parla poco. Anzi, il chiacchiericcio che si crea forse è anche fatto per distrarre da questo. Noi di Fanziti e gli amici del comitato del no, no, non ci arrendiamo e non ci stiamo a questo gioco. Stasera abbiamo Claudio Di Pasquale, Movimento 5 Stelle. Questa sera non parleremo di politica, parleremo di Costituzione, di salvare la nostra Costituzione, di non toccare una Costituzione a cui siamo legati e che, a nostro avviso, questa Costituzione sta venendo oltraggiata, non rimaneggiata. Pertanto lascio la parola a Claudio Di Pasquale che formulerà un appello ai cittadini. Prego. Grazie Santo. Il mio ringraziamento va a Fanziti e a tutti coloro che danno voce ai comitati del no, perché ci tengo a sottolineare che il Movimento 5 Stelle a livello nazionale ha aderito al comitato del no, e questa è una cosa importante in quanto ne fanno parte diversi schieramenti politici di diversa estrazione. Può far anche ben sperare per un futuro diverso per l'Italia. Assolutamente, anche perché noi abbiamo sempre detto che una buona idea rimane sempre una buona idea, chiunque la propone. Detto questo, piccolissimo appello ai cittadini accesi affinché vadano a votare. Ribadisco sempre questo concetto perché è finito il tempo della denega. Bisogna interessarsi della politica. La politica si interessa di noi, noi ci dobbiamo interessare della politica, ognuno per il tempo che può dare. Detto questo, entriamo nel merito di un Parlamento eletto in modo incostituzionale. Sappiamo tutti che il procedimento tale è stato dichiarato, per cui chi vuole portare queste modifiche, chiamiamole così, alla nostra Costituzione, lo fa a nostro parere in modo illegittimo. Vi invito ad andare a leggere l'articolo 70 della Costituzione. La vecchia, come dire, impostazione era di poche righe, due o tre righe al massimo. Nella riforma che vogliono attuare credo che siano almeno 300. Per una vostra curiosità andatevelo a leggere. Detto questo, il primo punto che non riusciamo proprio a digerire è l'elezione di 100 senatori, eletti non dal popolo, ma presi fra i sindaci e i consiglieri regionali. Ora ci chiediamo, ma un sindaco o un consigliere regionale che voglia svolgere con correttezza e impegno il proprio lavoro, quando andrà a svolgere il ruolo di dopolavorista a Roma al Senato? Rimane veramente difficile darsi una risposta. Poi ci parlano dei costi che verranno a tutti. Ma scusatemi, se volevano realmente abbattere i costi, non era meglio, come proposto dal Movimento 5 Stelle fra l'altro, di dimezzare i deputati e i senatori, lasciando tutto inalterato con i deputati e i senatori eletti dal popolo, e la riduzione dei costi sarebbe stata ottima ed importante. Fra l'altro questi cambiamenti sono stati fatti sotto copertura del governo, con una maggioranza che sappiamo bene spesso essere composta da irliniani. E tutti sappiamo che chi è stato indagato e condannato viene ben difficile da vedere come un padre della Costituzione. Un altro punto che ci tengo a sottolineare è che per poter proporre da parte dei cittadini un disegno di legge, le firme vanno ad essere triplicate. Quindi con un'ulteriore difficoltà da parte di chi non è rappresentato a poter esprimere
Quindi credo che ce ne siano tante di ragioni, ognuno porta le proprie, ma invito tutti ad andarsi a documentare, che penso sia la cosa più importante. Grazie. Grazie a te.